Il calendario è una novità degli ultimi 20 anni, non veniva ormai redatto da tanti anni. Siamo molto fieri, ci dà oltre che visibilità anche un senso insomma, direi di appartenenza, ci rappresenta a tutti, su tutta Italia, ritrae tutti i centri e le sezioni operative del territorio nazionale più la direzione centrale che è a Roma. Non veniva pubblicato da circa 20 anni, motivo per il quale il suo ritorno acquisisce un valore simbolico maggiore. La presentazione del nuovo calendario della Direzione Investigativa Antimafia è una novità, ma anche un'occasione per la sezione di Foggia per ricordare la propria vicinanza ai cittadini e l'impegno costante a renderli liberi dalla pressione della criminalità organizzata e per fare il punto sulle principali attività svolte nell'ultimo anno. Sì, la DIA è un organismo di polizia che ovviamente è accanto al cittadino, lavora per questa città, lavora per restituire la libertà a una popolazione che deve assolutamente riprendersela. La DIA opera secondo le sue prerogative istituzionali, ha fatto molto in tutti i settori per i quali le si richiede l'impegno, dal supporto all'azione preventiva amministrativa del prefetto, alle indagini giudiziarie, all'analisi. Abbiamo prodotto sempre report di analisi aderenti che sono sfociati poi nella relazione semestrale al Ministro dell'Interno, che il Ministro dell'Interno poi rende al Parlamento.